Allora, eccoci qui per cominciare questo dibattito con il senatore Fabrizio Di Stefano. Grazie ancora per essere qui con noi. Prima di farlo però andiamo a vedere la scheda del candidato che ha realizzato il nostro Giuseppe Dintino. Fabrizio Di Stefano nasce a Casoli il 12 aprile 1965 e vive a Chieti, dove tra un incarico istituzionale e l'altro svolge la professione di farmacista. Da ragazzo di destra, Di Stefano ha sempre fatto politica, prima col Fronte della Gioventù, ovvero l'organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano, poi col Fronte Universitario d'Azione Nazionale. Al termine degli studi entra ufficialmente in Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini. Non è assolutamente un'operazione di nostalgia, lo slogan che con noi copiamo e coniamo da Giorgio Almirante dell'avvenire la nostalgia. E con questo partito, che viene eletto due volte nel Consiglio regionale abruzzese nel 2000 e nel 2005, dove è capogruppo della formazione finiana. Successivamente aderisce insieme al suo partito al grande calderone del Popolo della Libertà e con l'assembramento dei partiti di centrodestra, che viene eletto per la prima volta in Parlamento divenendo senatore. È il 2008 e durante questo mandato è nominato presidente dell'Associazione Parlamentare d'Amicizia Italia-Moldavia. Nel 2013 Di Stefano torna nuovamente a Roma, eletto alla Camera dei Deputati con il PDL, per poi rimanere in Forza Italia nel momento in cui il progetto unitario volge al termine e Fini sparisce dalla scena politica. Dopo sei anni di battaglie giudiziarie, Di Stefano è assolto in toto nell'inchiesta della Rifiutopoli abruzzese che riguardava l'appalto di un bioessiccatore a Teramo. Cadono così le accuse di millantato credito e traffico di influenze. Ho avuto ragione. La magistratura ha fatto il suo corso e io lo devo solo ringraziare per aver ristabilito la verità. Per cui non intendo ancora tornare nell'argomento, ma certamente intendo invece giudicare l'utilizzo improprio delle comunicazioni che si è fatto in questi 5 anni, quel massacro mediatico a cui siamo stati tutti sottoposti. Terminata la parentesi romana, Di Stefano torna a Chieti, dove nel frattempo ha svolto anche un mandato da consigliere comunale fino al 2015. In Abruzzo aspira alla poltrona di governatore dopo aver lasciato Forza Italia nel 2018. Alle elezioni regionali del 2019 si candida sostenuto da liste civiche, salvo poi ritirare la sua candidatura a un mese dal voto. In questa occasione sceglie di non proseguire la campagna per diventare consigliere e di non sostenere la coalizione di centrodestra per Marsilio presidente. È molto lontano nelle azioni e nei principi in cui crediamo, ha dichiarato Di Stefano. Nello stesso anno aderisce alla Lega, che dall'esito delle urne è risultata il primo partito in Abruzzo. È con il Carroccio che si candida a sindaco per la città di Chieti. È stato il primo tra i candidati a scendere in campo e sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, UDC, dalle liste civiche di Abruzzo e Giustizia Sociale e dal Popolo della Famiglia. In Abruzzo l'accordo tra Salvini, Meloni e Berlusconi non ha retto e con Di Stefano non è stata presentata alcuna lista di Forza Italia, il suo ex partito. Il candidato del centrodestra però ha potuto godere della campagna elettorale del leader della Lega in persona, che è stato il capo di partito che più volte è venuto a Chieti negli ultimi mesi. E allora abbiamo visto la scheda di presentazione di Fabrizio Di Stefano, una lunga carriera politica, passata insomma anche da incarichi importanti non solo regionali ma anche nazionali, al Senato e alla Camera, insomma tanta esperienza che adesso diciamo vuole portare con sé all'interno del Comune di Chieti. Beh, come avete fatto notare nella scheda, io ho già fatto il consigliere comunale a Chieti e fui eletto nel 2010, primo degli eletti del Popolo della Libertà, proprio perché l'ho fatto da senatore, quindi quando c'era da rischiare, perché avrei potuto fare una brutta figura, proprio perché già da allora volevo provare a dare un contributo diretto anche a questa città. Avrei potuto tranquillamente attendere il prossimo passaggio parlamentare, probabilmente una ricandidatura in Parlamento ci poteva stare. Però io ho voluto fare questa scelta, che mi è stata sollecitata da Salvini in persona, ma prima di Salvini anche da
esponenti di altri partiti della coalizione, perché ritengo che questa splendida città vive un momento di difficoltà oggettiva, ancora di più causata dalle vicende Covid, ma è talmente bella, è talmente ricca che può e deve ripartire. Io già l'ho fatto da cittadino privato, perché voi avete nella scheda iniziale inquadrato per ben due volte la villa comunale. Beh, la villa comunale era spenta perché un altro dei pezzi storici della città, la Casina dei Tigli, aveva chiuso i battenti nel 2016. Io con un investimento da privato cittadino, con 500.000 euro, ho rilevato, ho ristrutturato e ho rilanciato. Ed oggi, se c'è una luce accesa in quella villa, splendida villa, è grazie all'impegno imprenditoriale del sottoscritto. Quindi non è soltanto l'attività da politico, e in questo quello che, di cui più mi vanto e di cui più vado orgoglioso è l'aver fatto sì che oggi il Teatro Marruccino sia riconosciuto da una legge regionale Teatro Lirico d'Abruzzo, e grazie a questa legge regionale, che era la mia firma, e ricordo che all'epoca aveva dalla regione, grazie a me, 1 milione di euro, oggi ne ha solo 300.000, grazie a questa legge poi siamo riusciti, anche interloquendo col Ministero, a farlo entrare nel novero dei teatri di tradizione, uno dei 29 teatri di tradizione italiani. Un riconoscimento che ha posto quel contenitore culturale, oltre che di tradizione, al centro della cultura abruzzese, diventando di fatto il contenitore più importante di cultura in Abruzzo. Proprio su questa scia io ho già presentato, quando ho deciso di cominciare a lavorare per un'eventuale candidatura, ho presentato una serie di progetti comunitari, e uno di questi, proprio incentrato sul complesso del Teatro Marruccino, è già arrivato a finanziamento con 6 milioni di euro che vedranno la luce e vedranno i partiti lavori già da ottobre-novembre, per fare che cosa? Per fare un grande polo della cultura intorno al Marruccino, recuperando la Sala Eden, che è una storica sala cinematografica da troppi anni abbandonata, di stile Liberty, molto bella, recuperare il Palazzo Massangeli, che è un altro storico palazzo contiguo al teatro, e farci un grande polo culturale, un grande polo di formazione, un grande polo di promozione, un grande polo che al servizio del Marruccino faccia formazione, chiamiamo a Chieti gli alti formatori, uno tra tutti Uto Ughi, che verrà a fare i corsi di alta specializzazione, richiamando studenti che vogliono perfezionarsi, artisti che vogliono perfezionarsi dal punto di vista musicale, recitativo, di regia, di sceneggiatura, a Chieti, fare così un grande laboratorio che porti movimento, che porti ricchezza, che porti implementazione, che faccia ripartire da questo punto di vista quello splendido contenitore, e valorizzandolo possiamo cominciare da lì per fare un progetto che vada a puntare sulla partenza e sulla rinascita turistica culturale della città. Questo è uno dei capisaldi del mio programma, vede su questa scia, vede poi tutta un'altra serie di iniziative per la Civitella, che è uno dei peccati più grandi di questa città. Non è pensabile che la quarta arena all'aperto d'Italia in termini di dimensioni, incastonata in un contesto storico di 2000 anni, non produca reddito per la città, quando l'Arena di Verona, Caracalla o addirittura lo Sferisterio di Macerata, che è più piccolo della Civitella, diventa motivo e momento di vitalizzazione della città, di attrazione, di ricchezza e quant'altro. Su questo e per questo io voglio lavorare, e voglio lavorare al di là e al di fuori anche delle logiche di partito, di appartenenza. Io ho già dichiarato che nominerò assessore al patrimonio culturale la dottoressa Adele Campanelli, che è stata la sovrintendente che fece decollare il progetto Civitella, Museo Archeologico, lo Stellare e tutto il resto, pur essendo lei una donna che viene da un mondo totalmente diverso dal mio. Ma l'obiettivo è far partire, far sbocciare Chieti, e lo faremo con tutte le migliori forze di Chieti, indipendentemente dalla collocazione politica e al di sopra e al di là. Certamente io, come diceva anche la mia scheda, sono ben radicato in una parte politica con valori, ideali e una storia, ma è chiaro che Chieti merita che tutte le migliori energie della città collaborino e si coordinino per andare verso questo obiettivo. E allora, adesso parola ai colleghi, e partiamo da Luca Prosperi. Allora, prima scherzavamo come la dobbiamo chiamare, consigliere, senatore, presidente, eccetera. Resta il titolo di senatore, quindi fin qui la chiamiamo senatore. Ma senta, lei ha iniziato col botto, nel senso che ha messo in campo forse l'80% dei problemi che potrebbero essere affrontati in questa città.
Certamente se lei punta su cultura e formazione, eccetera, pone un problema che è quello della destinazione, come dire, strategica di Chieti. È evidente che c'è tutto un percorso che questa regione da qualche tempo sta effettuando, che è quello della sua vocazione turistico-culturale. E in effetti manca la proposta Chieti. L'Aquila si propone in un certo modo, Pescara ad altre manca effettivamente la ecco, però c'è una saldatura che fin qui non è mai stata citata, che è quella con l'università. Allora, lei non crede che negli anni queste classi dirigenti, parentesi, mi sembra che quando si parla di classi dirigenti si fa un discorso più allargato, cioè non esiste soltanto il consigliere e il sindaco. Bene, queste classi dirigenti di centrodestra in questi anni, che dove sono mancate nella collaborazione con un motore fondamentale come quello dell'università, se la destinazione di Chieti è quella appunto di diventare finalmente, penso a Chieti Alta, di diventare finalmente un polo culturale e turistico attrattivo a livello nazionale? Beh, guardi, ognuno poi risponde per le proprie responsabilità. Quando ero consigliere regionale io feci una legge ad hoc per finanziare numerose borse di studio per l'alta formazione scientifica, nella fattispecie medicina, proprio perché ritenevo la necessità di saldare questo legame. E feci anche un accordo tra il Marruccino, quando ero consigliere delegato al teatro, e l'Ateneo d'Annunzio, proprio per sposare meglio questo connubio, proprio perché già da allora vedevo questa necessità di sposare di unire questi due ambienti ancora più in sinergia. Su questa scia bisogna essere in due, anche l'università deve essere disponibile, non sempre, specialmente con le vecchie gestioni, c'è stata questa disponibilità, anzi c'è stato sempre il tentativo di rimanere distinti e distanti dalla città. Finalmente con Sergio Caputi si riesce a colloquiare, tant'è vero che partiranno il progetto per una casa dello studente nella caserma Pierantoni, e questo è stato fatto di sinergia appunto con l'università, ma appunto, il professor Caputi è diventato rettore solo da un paio d'anni. Analogamente ho già interloquito con lui per un altro progetto che io ritengo sia fondamentale per Chieti. Il professor Caputi, il magnifico rettore, ha avuto una visione strategica di grande respiro, quella di dire l'Ateneo si deve dotare di un contenitore per congressuale, quindi di un grande centro congressi dell'Ateneo, ma che deve avere una valenza regionale. Lo aveva pensato, lo aveva ipotizzato nell'ex Cofa di Pescara, per fortuna devo dire per Chieti non è stato accettato dalla città di Pescara. Ho già detto al magnifico rettore: scegli dove lo vuoi fare, la città è a tua disposizione, ma siccome quella è un'idea a mio avviso vincente e l'Ateneo è unico, falla a Chieti, fallo dove vuoi, la città ti si aprirà in tutte le sue forme e riusciamo ancora di più a unire. Su questa logica anche le attività di infrastrutturazione della città, penso alla funicolare che è prevista nei fondi del master plan, che sono stati spostati e che noi però seguiremo pedissequamente per far sì che vengano al più presto utilizzati per collegare attraverso un collegamento appunto a Funi la parte alta dal parcheggio del Gran Sasso alla parte bassa, prima l'ospedale e poi l'università. Io dico nel mio programma elettorale che per me tre sono i paradigmi su cui la ripartenza di Chieti deve poggiarsi. Uno l'abbiamo citato, il turismo culturale, gli altri due sono il binomio Ateneo-ospedale. Questi due capisaldi, non soltanto perché sono i due contenitori che danno oggi maggior lavoro e indotto alla città, diretto e indiretto, ma anche perché rappresentano inevitabilmente, soprattutto per la parte bassa, lo sviluppo del territorio. Quindi su questo, se qualcosa è mancato, i matrimoni si fanno in due e quindi è evidente che ci saranno responsabilità politiche, ma anche responsabilità universitarie, ma adesso, grazie a una splendida sinergia, noi stiamo mettendo in campo e continueremo nei prossimi anni ancora di più a sposare questo raccordo. Quindi lei vede per Chieti un recupero di una funzione pubblica? Assolutamente sì. Io tengo a precisare che proprio nel progetto, quello comunitario appena approvato, anche lì c'è stato un progetto che vede protagonista anche l'Ateneo d'Annunzio con le sue strutture competenti, quindi la facoltà di lettere, proprio per maggiormente sinergizzare questo. E ancora su questo noi dobbiamo investire
come comune, perché dobbiamo pensare a una città che, se punta su questi capisaldi, deve inevitabilmente aggregare, come dicevo prima, aggregando le migliori qualità, così deve aggregare i primati della città, e certamente l'Ateneo è un primato della città che deve maggiore e meglio integrarsi. Io immagino, dopo la Via Antoni, dopo il recupero della Casa dello Studente dell'Ater, che non si è mai definito, immagino ancora altri investimenti sul recupero edilizio nella parte alta degli studenti. Cioè, noi dobbiamo far sì che gli studenti che non vivono a Chieti Scalo, perché giustamente il mercato forse per alcuni di loro è un po' alto economicamente e hanno scelto altre realtà limitrofe e periferiche, invece debbano scegliere la parte alta della città, dove attraverso le realizzazioni di case studenti, attraverso un'edilizia convenzionata, attraverso forme di affitti convenzionati, offriamo un'offerta più calmierata che li induca e li inviti a tornare a venire nella parte alta. Ovviamente anche qui i collegamenti devono essere fatti meglio, i collegamenti serali parte bassa e parte alta non devono finire alle 10, ma devono finire ad orari tali che permette allo studente, dopo aver fatto la sua giornata di studi, di trasmigrare tra Chieti e Chieti Scalo indifferentemente secondo la volontà e la disponibilità e senza problemi di limiti di spazi. Questo è un progetto che secondo me si può realizzare anche attraverso tutta una serie di operazioni che non sono neanche a costi stratosferici, ma possiamo sinergizzare tutto questo con le competenze, con le capacità e con la sinergizzazione con la città in tutti i suoi aspetti. Giuseppe. Lei in pochi minuti ha già detto delle parti molto importanti del suo programma, alcune di queste sono delle questioni piuttosto annose per Chieti, come quello appunto della separazione tra Chieti Scalo e la parte alta, tant'è che allo Scalo in molti si sentono addirittura poco chietini, cioè proprio a sottolineare questa differenza sia infrastrutturale che culturale. Molti di coloro che si ricandidano nelle sue liste già facevano parte del governo uscente della città, anche nel ruolo di assessore. Secondo lei, quali sono le questioni incompiute dall'amministrazione di Primio che lei invece si propone di portare a termine? Ma l'amministrazione di Primio ci lascia diverse cose in eredità da portare a termine. Una di quelle, l'ho detto prima, è la Casa dello Studente, l'altra è lo svuotamento di Piazza San Giustino dalle macchine per dedicarlo alla realizzazione di una piazza degna di questo nome, che valorizzi quella meravigliosa cattedrale che abbiamo e tutto quel contesto architettonico splendido che c'è su Piazza San Giustino. Ci lascia le opere di raddoppio del parcheggio del Gran Sasso, altre opere indispensabili per favorire l'accesso alla città. Ma dobbiamo fare ancora molto altro, dobbiamo recuperare altro patrimonio. Io immagino un investimento di recupero di patrimonio immobiliare su questa città importantissimo. Penso non soltanto alle strutture culturali, il Supercinema è uno di questi, ma penso anche alle strutture di traffico, il parcheggio di via Papa Giovanni. Va recuperato con una semplice operazione infrastrutturale, cioè fare una mini metro, come succede a Perugia, che dal tetto del parcheggio lo porti direttamente al centro cittadino, perché altrimenti è troppo distante e viene inutilizzato. Dobbiamo sfruttare l'enorme, proprio qualche giorno fa a Palazzo Bellavista, abbiamo fatto all'ex ristorante Bellavista, abbiamo fatto fare un convegno dove ho spiegato come attraverso l'utilizzo e lo sfruttamento del bonus ecosisma bonus del 110%, noi dobbiamo recuperare, io mi propongo di recuperare tutto il patrimonio edile di edilizia popolare e metterlo a disposizione anche per l'Ater. Quindi noi come Comune di Chieti abbiamo 400 appartamenti di edilizia popolare, vanno tutti, e con l'ecosisma bonus lo riusciamo a fare grazie a un accordo di programma che ho fatto con Eni, vanno tutti recuperati, e quindi siccome l'ecosisma dura al massimo 2 anni, in 2 anni noi li recuperiamo tutti per guardare con più attenzione a chi è in difficoltà, a chi è la parte debole della società, per ridare anche lì un decoro residenziale unitamente messo a disposizione, e già ho parlato col presidente Davani dell'Ater e certamente d'accordo, unire questo e riqualificare l'intero patrimonio, mettendolo a disposizione della città, dei cittadini, anche per recuperare il patrimonio privato e immobiliare. Insomma, un lavoro di restyling della città, di recupero, di abbellimento, che poi si concretizza anche con azioni appunto semplici. Penso allo strumento fiscale.
Chieti purtroppo ha molti locali vuoti dentro il centro storico. Allora io utilizzerò lo strumento fiscale per premiare o per punire. In che senso? Se si riesce, abbassando le richieste di affitto, si riesce a dare un indirizzo e quindi a insediare un'attività nei locali del centro storico, il Comune sgraverà fino all'impossibile di pressione fiscale il proprietario e il conduttore, quindi è l'affittuario del locale. Se viceversa, siccome Chieti ci sono molti immobili di proprietà di signori che non vivono a Chieti, molti sono a Roma, molti sono in Puglia, e che preferiscono tenere gli affitti alti perché dicono o guadagno molto da questo locale o non mi va per un costo non interessante impegnarmi a affittare, a seguire questo tipo di locale e venire, dover andare a Chieti a controllare eccetera eccetera, e allora a quel tipo di proprietario noi vesseremo con una tassazione amplificata e soprattutto con una nuova tassa del decoro dell'urbano che permetterà con quelle risorse di ingaggiare giovani progettisti, giovani professionisti che vadano quantomeno a coprire quelle vetrine che sono sporche e indecorose e che danno una pessima immagine della città, e almeno dal punto di vista dell'immagine e del decoro cerchiamo di coprire e di vivacizzare e di abbellire questo meraviglioso Corso Marrucino che è splendido e che non può essere sfregiato dall'incuria di qualcuno. Allora, adesso siamo arrivati più o meno a metà trasmissione, andiamo a sentire per la regia e la clip numero 6 la domanda che arriva dai cittadini. E vorrei chiedere al futuro sindaco che cosa intende fare per lo sport in questa città. La risposta di Stefano. L'avvocato Lufrano è uno sportivo molto attento che si vede spesso correre per la città proprio per mantenersi in forma. Ed è quindi giusta questa domanda. Cosa deve fare l'ente pubblico? L'ente pubblico deve innanzitutto pensare a due cose per lo sport. Il ruolo d'immagine della città e il ruolo formativo dello sport. Che significa questo? Che noi dobbiamo pensare che se una società sportiva, io immagino il basket Chieti, che oggi ci porta il nome di Chieti in Serie A e quindi a livello nazionale di notorietà, va sostenuta col massimo dello sforzo, proprio perché promuove l'immagine della città. Dopodiché c'è tutto il discorso della infrastruttura sportive, che Chieti ha un problema. Paradossalmente Chieti è una città che ha il maggior numero di impianti sportivi rispetto alla popolazione, nel rapporto appunto popolazione-impianti sportivi, però poi la maggior parte di questi impianti sportivi sono in disuso, non sono a norma. Vanno recuperati tutti. Anche qui ne ho parlato con queste grandi aziende, con i grandi gruppi, con l'ENI, per fare un piano di ristrutturazione pagato da queste società. Perché? Perché loro sfruttano il bonus fiscale, il bonus del recupero energetico. Recuperiamo gli impiantistica e aiutiamo e sosteniamo tutto lo straordinario mondo ed è ricco a Chieti di attività sportive, di società sportive, che non sono soltanto il calcio e il basket, ma c'è la scherma, ma c'è la ginnastica artistica, ma c'è la danza, c'è il rugby, c'è la pallamano, ce ne sono tanti, la pallavolo, l'atletica, il golf ha un suo settore a parte, l'atletica in tutte le sue forme, in tutte le sue discipline, e poi gli sport minori, cosiddetti minori, insomma c'è una... il baseball, c'è una ricchezza di questo. Noi dobbiamo provare a recuperare gli impianti che sono oggi in disuso, frutto anche di una annosa vicenda di cui purtroppo il Comune è rimasto vittima, cioè era stato lo scontro che ricorderanno i cittadini tra l'Ateneo e il CUS che gestivano gli impianti, e alla fine questo scontro ha fatto sì che nessuno poi mantenesse bene gli impianti e si sono un po' deteriorati. Questo è lo scopo. Poi se parliamo invece rivolti a chi segue con particolare amore le vicende calcistiche della città, noi dobbiamo cercare di trovare, di avvicinare e di caldeggiare quell'imprenditoria che vuole provare a far tornare ai fasti più importanti anche il calcio a Chieti. Però è evidente che la concorrenzialità con Pescara che è forte, è altrettanto evidente che poi c'è un punto in cui l'amministrazione pubblica deve fermarsi, perché è lo spazio del privato imprenditore
ulteriore che invece si deve espandere. Così come è stata fatta una scelta da parte del mondo imprenditoriale di appoggiare e di sostenere il basket, portandolo a quei livelli, Gabriele Marchesani va un plauso per quello che ha fatto e sta facendo con tutto il suo staff per questo sport. Bisognerebbe provare a trovare, ma questo è una questione che, dove l'amministrazione pubblica arriva fino a un certo punto. Quel ruolo dell'amministrazione è l'impiantistica, e su questo ho detto come interverremo con un accordo di programma con l'ENI per il recupero di tutti gli spazi dell'impiantistica e quindi permettere a questo ricco patronalama di attività e di associazionismo sportivo che c'è chi di trovare gli spazi adeguati, e l'altro è cercare di sostenere la promozione della città, perché la città si promuove. Questo è un discorso che rientra nel turismo culturale, cioè noi non è che possiamo pensare che Chieti si debba far conoscere solo attraverso un aspetto, ma attraverso la molteplicità dei suoi aspetti. C'è anche la squadra di scacchi, che a livello nazionale ha un ruolo importante. Noi dobbiamo promuovere tutta Chieti nella sua interezza, e laddove ci sono le eccellenze che la fanno emergere vanno maggiormente sostenute, perché significa che ci fanno vettore e veicolo di promozione a livello nazionale ed internazionale. Luca Prosperi. Senatore, lei vuole mettere le tasse a chi tiene i negozi chiusi e sporchi, e vuole assolutamente portare un senso pubblico di nuovo a Chieti, vuole mettere risorse pubbliche nell'impiantistica. Cosa direbbe il Salvini neoliberista della Lega di questa proposta? Potrebbe dirle: ma lei è statalista? Io non credo, perché il mio modello, io non mi invento nulla, io vado soltanto, grazie anche alla mia esperienza, a vedere quello che è stato fatto in altre realtà e cerco di recuperarlo su Chieti. E siccome questo modello, per esempio quello del recupero degli impianti sportivi, è un modello che è prettamente veneto, quindi lo recupero da lì, non mi pare Filone Zaia. Non mi pare che sia appunto stato mai disconosciuto dalla storia della Lega. Ma al di là di questa battuta, io credo che questa sia una politica fatta per la città. Ora, liberista o non liberista, statalista o non statalista, credo, al di là del fatto che poi il liberismo è tutta un'altra questione, io francamente vengo da una cultura diversa e quindi ho anche le mie interpretazioni sul liberismo, che ha molteplici negatività a mio avviso, oltre che avere comunque delle positività importanti, tant'è che le società liberiste sono sviluppate, magari a scapito della solidarietà, perché un altro settore importante per me è la solidarietà. Noi, una città che vanta 3200 anni di storia e che vuol vantare un livello di cultura e di civiltà alto, non può dimenticare chi sta indietro. E quindi la parte più debole della società, che è composta dai bambini, e quindi anche qui con piani di sviluppo pubblico-privato noi dobbiamo rimodernare e fare nuovi plessi scolastici, moderni, affascinanti, congeniali alla vita dei bambini e alla loro formazione. Gli anziani, che soprattutto a Chieti rappresentano un numero consistente della popolazione e che vanno aiutati insieme alle famiglie, quando le famiglie riescono a contenerli e a conservarli nel nucleo familiare, perché non si perde quel senso di umanità e quel senso di affetto e attaccamento che è indispensabile in un contesto sociale di solidarietà. Chi purtroppo è rimasto sfortunato, è stato sfortunato dalla nascita e quindi è un po' più debole, e noi dobbiamo pensare, io lo promisi alla Casalvieri, noi dobbiamo pensare al dopo di noi, dobbiamo pensare cioè a una struttura che segue questi ragazzi che una volta non sono diventati più ragazzi e cresciuti e che nella fisiologia naturale del mondo purtroppo perderanno prima i loro genitori, quindi i genitori andranno via prima dei figli. Ci occorrerà dare la certezza, la garanzia a questi genitori che nel momento dell'estremo trapasso ci sarà qualcuno e qualcosa che tenga conto di questi loro figli deboli che purtroppo hanno avuto questa sfortuna, e almeno andranno via con il cuore più sereno e con la certezza di non lasciare abbandonati un loro grande affetto. La quarta emergenza sono le nuove povertà. Ancora di più col Covid vediamo che ci sono famiglie che, se fino a ieri riuscivano a arrivare a fine mese con una certa decore, certa tranquillità, oggi purtroppo sono estremamente in difficoltà. Non è pensabile allora che la grande rete di solidarietà che Chieti ha, perché Chieti ha una immensa rete di solidarietà, ha 12 associazioni di protezione civile,
ha una rete di parrocchie importante. Io ecco, voglio mettere in rete la solidarietà, quindi raccordare i preti della città con le loro parrocchie, il volontariato, teate chiedi solidali, che è la struttura comunale che è deputata a questo, la Caritas, la Croce Rossa e tutto quanto, per aiutare chi è più debole. E aiutarli come? Attraverso la tecnologia, individuandoli, aiutandoli a casa, non costringerli come accade oggi a fare quelle code davanti alla Caritas, che molto spesso umiliano, e queste famiglie che magari proprio perché non sono abituate ci rinunciano per decoro, per vergogna. Ecco, noi questo, una città che vanta questa cultura deve anche essere in grado di assistere chi è più debole nel suo tessuto sociale. Giuseppe. Io vorrei ritornare alla questione dello sport, visto che il cittadino l'ha tirata in ballo ed è molto, un campo molto fertile per Chieti, tant'è che alcuni anche dell'amministrazione uscente vogliono investire su questo aspetto, qualcuno addirittura parla di una cittadella dello sport da costruire ex novo. Quindi mi chiedo prima di tutto cosa lei ne pensa di questa questione, se secondo lei è realizzabile oppure utopia. E poi della questione annosa dello stadio Angelini, che la cui riapertura i tifosi aspettano da molti anni. Allora, come ha visto, io su ogni tema, e può vedere sul mio programma, su ogni tema specifico io individuo il problema, do la soluzione, ma do anche le risorse per risolvere il problema. La cittadella dello sport è una bellissima iniziativa, ma come traspare anche dalla sua domanda, occorre trovare le risorse per farla, perché altrimenti possiamo promettere tutto e tutti, possiamo promettere pure che la squadra vince il campionato di Serie A, ma poi bisogna trovare l'imprenditore che la vada a sostenere. È troppo facile promettere e poi il 22 di settembre chiudere i battenti e dire ci rivediamo tra 5 anni. La cittadella dello sport è un'iniziativa interessante che, per la verità, devo dire, mi è stata proposta da un gruppo privato. E io ho detto subito, sono assolutamente favorevole, perché ed è evidente che il gruppo privato deve trovare anche il suo interesse, e io sono proprio in questa logica che prima giustamente mi veniva sollecitata. Io in questo ho una mentalità aperta, quindi è giusto che l'impresa faccia impresa e faccia utile. C'è una proposta che mi è arrivata in via informale per una cittadella dello sport. Ho subito detto, in un'area che oggi non è vocata a quel tipo di strutturazione, ma che necessita di adeguamento allo strumento urbanistico, e per questo mi è stato chiesto, ho subito detto che noi faremo di tutto, perché se c'è questa intenzione, ma anche per gli sport minori in particolare, se c'è questa intenzione, io sono assolutamente favorevole a modificare e a aprire tutte le strade possibili perché si possa realizzare. Può già dirci quale sarebbe quest'area? Siccome è un'impresa privata importante della città, io preferisco, per motivi, saranno loro eventualmente, quando vorranno e se vorranno, a renderla pubblica. Il colloquio è stato confidenziale, per si rendere conto che non può essere da me poi portato senza autorizzazione. Però sono assolutamente d'accordo su questo. Quanto lo stadio Angelini va senza dubbio recuperato, anche qui io penso che con un accordo con queste strutture noi possiamo rimodernarlo. Lo stadio Angelini è una struttura splendida per una molteplicità di attività sportive, quindi non può restare ancora chiuso. Certo, il Covid ha anche limitato la possibilità di intervenire e al recupero, altrimenti senza quel blocco probabilmente sarebbe già pienamente efficiente. Accelereremo il più possibile perché torni a essere efficiente e torni a essere disponibile in primo luogo alla società calcistica, ma poi anche la pista a tutta l'atletica. Luca Prosperi. Io vorrei che lei si rivolgesse agli elettori di centrodestra di Chieti, che negli ultimi 10 anni sono stati governati da una giunta di centrodestra e che evidentemente, un po' dalle frizioni, dalle spaccature che si vedono, si ritrovano di fronte ad un fronte politico forse non concorde. Allora, sono stati delusi dagli ultimi 10 anni? È un elettorato che lei deve recuperare, un elettorato sul quale lei si deve sovrapporre? Questa è la prima domanda. E l'ultima,
conseguenziale, un po' provocatoria, ma lei rifirmerebbe ancora, come ha fatto da senatore o da deputato, non ricordo, la richiesta di abolizione delle norme transitorie sulla ricostruzione del Partito Fascista? L'ho fatto da senatore. Da senatore. Mi fa piacere che venga ricordato proprio per quel discorso sul liberismo. Allora, ora, il liberismo, se sono norme transitorie, sono norme transitorie. Se poi si vuole strumentalizzare, si strumentalizzasse pure. Per quanto riguarda invece l'appello al popolo di centrodestra, io credo che ho una storia e una tradizione di centrodestra, anzi di destra, che nessuno mi può disconoscere. Io sono stato uno che ha fatto la storia della destra in Abruzzo e ne vado fiero e orgoglioso. E su questo credo che posso ancora dare molto a quell'universo mondo della destra abruzzese. Lei evidentemente si riferisce alle frizioni che ci sono state, alle spaccature. La coerenza è un valore assoluto per me in politica. E la coerenza significa che non si può fare manifestazioni nel 2008, 2009, 2010 contro la giunta Ricci, accusandola di incapacità, di inadempienza, di facendo manifesti anche ironici per dileggiare le incapacità della giunta Ricci, e poi dopo 10 anni andarci sotto braccio e dire che questa è la migliore unione e la migliore alleanza possibile contro chi? Contro uno che non è nato a Chieti. Se queste sono le motivazioni culturali, in una città della cultura la nascita diventa elemento dominante, allora è evidente che è ridicolo, anche perché la sinistra è multiculturale e ha la cultura dell'accoglienza e si sposa con la sinistra, soprattutto col sindaco Ricci, che ne ha fatto una bandiera di questa sua convinta e rispettabile, ma condivisibile o meno, ma rispettabile sua posizione ideologica dell'accoglienza, dell'essere aperto ad esempio per le frontiere, per l'accoglienza dei migranti, tutto quanto. Dopodiché ci si sposa tutto contro un avversario per motivi che ancora riesco a capire. Allora, io al popolo di centrodestra parlo in virtù della mia storia politica, della mia coerenza e dei miei trascorsi, ma anche di quello che sto proponendo alla città, e proponendolo con problemi, obiettivi e soluzioni. Non sto dicendo nulla che non sia in questo triangolo di competenza. Se la competenza unita alla mia storia, unita ai miei valori, valori di riferimento, non a caso prima ho detto sulla catena della solidarietà ho messo i parroci, perché è evidente che anche questa fa parte della mia cultura, di cui ne vado fiero e orgoglioso, della mia formazione culturale e etica fondata sui principi religiosi e cattolici. Sono un punto di riferimento anche del cattolicesimo tradizionalista italiano, io su questo mi ritrovai molte volte anche con Giorgetti. Beh, se tutto questo è vero, allora credo che l'elettorato di centrodestra di Chieti ha trovato sicuramente un riferimento a cui può dare fiducia. Quindi valori non intonsi, valori rispettati e valori mantenuti nella piena legittimazione e nella piena valorizzazione, unita a competenza e a serietà, perché prometto progetto e la soluzione. Quello che non riesco a trovare soluzione, mi dico che mi ci impegnerò, ma non prometto quello che non riesco a fare. Un tema caldo a Chieti, insomma, un po', per la verità un po' in tutte le città storiche, comunque antiche, è quello dei parcheggi. Vero è che in altre città si sono trovate delle soluzioni molto più efficienti. A Chieti questo problema resta e lo abbiamo sentito anche incontrando i cittadini per le domande che lei ha ascoltato. Ecco, da questo punto di vista come intervenire a Chieti? Anche qui io vado copiando e vado cogliendo nel frutto della mia esperienza politica e di vita quello che ho trovato e le conoscenze che ho saputo coltivare. Per i progetti europei ho la migliore progettista europea d'Italia che mi sta sostenendo. Per quanto riguarda questo, mi sono rivolto a uno dei migliori studi di progettazione di parcheggi e di viabilità. L'ho fatto venire a Chieti in tempi non sospetti, l'ho fatto girare per la città, gli ho detto: voi come la pensate, come rivedreste una situazione parcheggi a Chieti? Allora
oltre al raddoppio del Gran Sasso che partirà da qualche mese, mi hanno detto: qui voi avete un enorme contenitore in disuso per la parte alta. Penso a quello di via Papa Giovanni. Sono 780 posti d'auto, oggi fruiti per un terzo, non arriviamo a offrirne più di 300, ma con la potenzialità che nella parte bassa si possa a raso allargare fino a 1000 posti. Mi hanno detto: mettiamo in utilizzo questo, come? Facendo quello che loro hanno fatto a Perugia, cioè dal tetto del parcheggio, perché non viene utilizzato? Perché è scomodo poi a piedi arrivare in centro, è lungo e fastidioso. Partendo dal tetto del parcheggio, realizzare con una spesa contenuta una rastrelliera, quindi una sorta di mini ferrovia, un mini bus, un mini metro si chiama, così come hanno fatto a Perugia, che costeggiando la rampa di risalita a un certo punto si solleva e va a scaricare direttamente dall'altra parte della strada a Largo Monicorvo, nelle prossimità di Largo Monicorvo e di Piazza Malta, in maniera tale che il cittadino che lascia lì la macchina arriva direttamente in centro senza sforzo, e una volta lì Largo Monicorvo o Piazza Malta sta praticamente in centro, favorendo l'afflusso anche da fuori Chieti dell'utilizzo di quel parcheggio con tariffe più contenute e più abbassate, e viceversa differenziando la tariffazione nelle parti più centrali, che sono più difficili. Quella è una struttura, altra struttura che va realizzata, importantissima, fondamentale, e anche qui mi fa piacere che sono già venuti da me un gruppo imprenditoriale che mi ha sottoposto, anche qui non dirò qual è, che mi ha sottoposto un progetto perché ha sentito quello che dicevo io sull'ospedale. Noi non possiamo non realizzare all'interno dell'ospedale di Chieti un multipiano, perché non è pensabile che quando uno va all'ospedale a Chieti, e ci si va non certo per prendersi un caffè o per divertirsi, ma ci si va purtroppo per necessità dirette o di congiunti, familiari, amici, uno deve avere il problema di dove lasciare la macchina. Noi dobbiamo realizzare al più presto un multipiano, mi è stato già sottoposto anche qui una proposta, ho detto che per me va benissimo, ne parleremo con la direzione della ASL, e qui apro e chiudo una parentesi. Io sarò il sindaco di Chieti, pretenderò da tutti quegli enti che incidono su Chieti, e quindi la ASL, e quindi la provincia, e quindi la sovrintendenza, e quindi i consorzi di bonifica, i consorzi industriali, di sedersi con la città, perché la programmazione della gestione della città, benché appartiene alle loro competenze, si deve confrontare in maniera serena, seria e serrata con la città, e quindi anche qui faremo un confronto diretto e serio, in particolar modo proprio perché ho detto che per me l'ospedale è un punto di partenza per far rilanciare la città, quindi ci servono nuovi spazi, anche qui dobbiamo sederci e costruire, realizzare nuovi spazi per la struttura ospedaliera e per i parcheggi. Una terza struttura di parcheggi che io vedo importante, sempre allo scalo, è sull'asse ferroviario. Cioè noi dobbiamo fare, c'è un vecchio progetto, anche qui se non hai le competenze, se non hai le conoscenze non le puoi trovare, c'è un vecchio progetto che si trova nei cassetti del Ministero delle Infrastrutture, e ci sono ancora finanziamenti posti, ma ancora di più dopo le dichiarazioni degli ultime settimane di Conte e del Presidente Marsiglio della necessità di velocizzare la tratta ferroviaria Roma-Pescara, quindi prende ancora più corpo, c'è un vecchio progetto che, un po' come è successo a Pescara, porti a slittare l'asse ferroviario e conseguentemente la stazione più indietro, più verso l'asse attrezzato. Pescara ha recuperato respiro con l'area di risulta che si è creata quando è successo questa rivoluzione. Noi dobbiamo fare la stessa cosa a Chieti, utilizzando poi l'attuale asse ferroviario trasformato in asse carrabile, per fare sì che il traffico che da Brecciarola va verso Dragonara, che non interessa il centro cittadino di Chietiscalo, bypassi il centro, appunto, liberando il traffico, e soprattutto lo bypassino i pullman ad alta percorrenza, quelli che vanno verso Roma, Napoli, le città del nord, che non devono più passare lungo Viale Benedetto Croce, Viale Abruzzo, fare la rotatoria in piazza della stazione, trasformare la stazione in un parcheggio di scambio di fatto, ma deve diventare una vera piazza cittadina,
passando da dietro, raddoppiando il parcheggio dell'area risulta, scaricano e rivanno via senza inquinare e senza intralciare il traffico del centro. E consentendo di realizzare una vera piazza urbana con tutti i crismi, recuperando anche quella stazione che è un esempio di archeologia industriale e potrebbe diventare sede di associazionismo sociale, culturale, chiedi molto fervente e forte, e vivere, dare una piazza dove c'è anche la vita del passeggio come deve essere. Queste sono tre strutture, la quarta struttura, come dicevo, il parcheggio del Gran Sasso, ma c'è anche il parcheggio di Via Ciampoli che deve essere previsto e programmato, soprattutto perché non sarà tra 2 anni, non sarà tra 3 anni, ma non penso molto oltre, ci sarà il necessario accorpamento per una legge nazionale dei tribunali di Lanciano e di Vasto, quindi ci verrà più affluenza al Tribunale di Chieti, necessiteremo di maggiori parcheggi. C'era un vecchio parcheggio da quelle parti fatto dall'impresa Cocco, recuperiamo quell'idea, realizziamo su Via Ciampoli un'ipotesi di parcheggio che a servizio anche della parte di San Giustino e del Tribunale riusciamo a dare molti spazi in più alla città, oltre al recupero di tanti altri piccoli spazi che serviranno per meglio movimentare, ma occorre anche un ripensamento del piano traffico perché, e della segnaletica, perché se noi indirizziamo bene la gente, evitiamo che la gente si giri e si ingolfi di traffico, e invece gli spieghiamo subito dove andare a parcheggiare e risolviamo anche questo annoso problema. Credo che siano soluzioni importanti, ovviamente occorrono per alcuni di questi occorre qualche anno, ma per esempio per l'ospedale si è fatto in project financing, le imprese private, e io sono favorevole ai project, mentalità liberista, le imprese private lo fanno prima fanno e prima cominciano a realizzare, lo stesso per il parcheggio di Gran Sasso, non è un'impresa faraonica, non ci sono, è una semplice infrastrutturazione. Più complesso sarà il parcheggio di Via Gran Sasso, ma comunque staremo lì con l'occhio attento a far sì che i tempi siano tempi contingentati. Allora, siamo arrivati praticamente in chiusura di trasmissione, è il momento di andare vicino alla lavagna per Fabrizio Di Stefano e andare a firmare quella che è il suo primo provvedimento, diciamo, da una volta che diventerà sindaco, dunque il provvedimento. E lo spiego anche. Sì. Lo firmo, anzi lo spiego e lo firmo. È evidente che oggi, girando per la città, soprattutto incontrando le mamme, il pensiero più impellente, ma anche soprattutto incantato, mi ha fatto molto piacere incontrare i giovani del Masci che hanno il problema della scuola. Non è di competenza diretta del comune, ma come dicevo prima, la provincia che ha incidenze sulla città deve rispondere a queste problematiche. Che fine farà il Masci? Io credo che la provincia debba, soprattutto nel momento in cui c'è l'emergenza Covid, forse anche perché ho una moglie che fa insegnante, quindi vivo più da presto questo, ma c'è il problema di seguire le riaperture delle scuole. Le riaperture in sicurezza, ma dobbiamo pensare a riportare a scuola i ragazzi, per tutta una serie di ragioni. I ragazzi vanno alle porte della scuola perché bisogna che si riabilitino alla disciplina dell'istituto scolastico, perché molte famiglie hanno necessità, anche lavorando sia madre che padre, di dover trovare allocazione ai figli nel momento in cui loro lavorano, e allora questa è la prima priorità, capire come si possono riaprire in sicurezza le scuole, seguire attentamente tutti quei processi, evitare che, come qualche ho visto per esempio in Francia, che dopo le riaperture purtroppo alcune scuole sono state chiuse e diventa un problema. Io credo che la prima priorità per la città di Chieti, anche perché si vota il 21, il 22, io secondo anche i sondaggi sarò sindaco di Chieti, il 24 si riaprono le scuole e credo che questa sia in assoluto la prima priorità da dover affrontare. E allora la firma. E allora firmiamo. Ecco qua, può tornare sulla sua poltrona. Rapidamente abbiamo 30 secondi, l'ho fatto perché per dovere l'ho fatto fare a tutti gli altri, lo farò fare a tutti gli altri candidati, quindi anche a lei, però più breve perché diciamo ha utilizzato un po' di tempo per spiegare questa proposta. L'appello al voto. No, non è un appello, sarò brevissimo.
Io ho detto nel mio slogan, Chieti si chiama, Chieti si sceglie. E poi un altro degli slogan è la novità dell'esperienza. Ecco, io metto a disposizione di questa città competenza, esperienze, conoscenze, ma soprattutto passione e cuore. Quel cuore che ho dimostrato riaprendo la Casina dei Tigli, quel cuore che ho dimostrato scegliendo Chieti e vivendo a Chieti nella sua interezza. Grazie. E allora, abbiamo terminato questa puntata dell'Appello del Candidato. Ringrazio ancora Fabrizio Di Stefano. Grazie a voi per l'opportunità. Grazie Luca Prosperi, caporedattore dell'ANSA, il nostro Giuseppe Dintino, per aver fatto le domande al candidato. Sarebbero stati tanti i temi da affrontare ancora, però purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.